Ciao a tutti da Fedello e dalla sua macchiatissima tovaglia. Il gioco di oggi è un Kickstarter Mission to Planet X, la versione 2.0, creato da Jim Fitzpatrick dalla Moveret 20 Games, che ci ringrazia, o mi ringrazia, per averlo supportato con ben due pezzettini di carta tagliati a mano, infilati nella scatola, e un fantastico adesivino con dei effetti catarinfrangenti unici. Gioco da 2 a 4 giocatori, 10 anni in su, 30-90 minuti di gioco, è tutta colpa di Goccia e l'ho preso per giocarlo con il mago che ama questi fantastici esagoni pieni di testo. Noi dovremo fare le missioni spaziali, ci sposteremo per questi esagonini, avremo tante cartine dentro e vabbè, basta, togliamo il plastichino. Sono molto molto curioso, il gioco ci ha messo tantissimo ad arrivare, è rimasto fermo a Malpensa per tipo 20 giorni, ho avuto tanta paura. E non ho neanche pagato la dogana. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Allora, comunque, retro style, quindi avremo una grafica fighissima, è una scusa per fare cose brutte e dire che è retro e vintage. Allora, il gioco, setupino, migliaia di esagoni. Dai, che poca roba. Maggio, questo lo rigiocheremo presto. Oddio, quanta roba. Devo studiare un regolamentone. No, vabbè. Ok. Penso che il più sarà gestire tutti gli effetti degli esagoni, ok, fine partita, buon viaggio, eccetera. E tutte le varie icone presente, iconi, le varie icone presenti nel gioco. Ok, allora, vediamo qua, abbiamo cubetti plasticosi, trasparentini e arancioni. Sono più pesanti del solito, belli, bravi, bravi questi giovani americani che fanno Kickstarter. Poi qua abbiamo delle astronavine vagamente orrende, orribili, che potete usare sia come astronavi che come stop per mettere quadri nel muro. Ecco qua, sembra uno stop da 6, dai. Eccoli qua. Poi qua cos'altro abbiamo? Dei gettoncini plasticosi pesantissimi, non è vero? Quattro colori, dai, dei quattro giocatori, immagino. E poi abbiamo qua i fantastici esagoni. Ah, e anche un dado. Là là! Con al posto dell'uno un. Ragazzi, sono andato fuori fuoco, ma non mi dite niente. Allora, abbiamo qua questo dado, abbiamo al posto dell'uno il pianetino. Ma è tutto sbrilluccicoso, mamma mia, che sciccheria! Vediamo adesso le mitiche carte esagonali. Le apriamo al volo! Sempre con il trucco. Bene, come l'Interstellar, è passato un minuto nella vostra realtà, ma sono passate tipo 7 ore nella mia. Ho aperto le carte. Allora, retro identico Planet X, sono carte vagamente sottili. Questa sarà quella centrale, la Space Base, ok. E poi qua iniziano le varie carte, eventi e cose varie. Allora, questi sono tutti quanti eventi. Oh, cute fairy things. Ok, io non so perché quando vedo cose con tanto testo che esagonali poi è lo scapoccio. Ok. Va bene, abbiamo ancora qua eventi, 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 eventi. No, sono tutti eventi. Bene. Cambia soltanto il colore degli eventi. Ta-ta-ta-ta-ta. Oddio. Ok, carte, carte, cartine, cartine. Queste cambiano. Carte map. Alpha Colony. Rovine antiche di Malear, la Beta Colony, poi continuano nella seconda pila. Zachete, ancora carte mappa con bordi particolari, carte mappa di un altro colore. Ok, qua abbiamo invece il Mission File, che hanno anche un retro, quindi saranno doppi, immagino. Poi qua penso siano per i giocatori queste. Riassunto di turno e le icone, bello, questo ci aiuterà moltissimo. 4 per i 4 giocatori, questi penso siano extra Kickstarter per chi è stato così lungimirante da supportare questo fantastico progetto. Signori, per Mission to Planet X è tutto e ciao dal vostro Fedello.